gli interventi si classificano in due gruppi. Innanzitutto bisogna ridurre i fabbisogni dell'edificio. I nostri edifici sono in generale cosiddetti colabrodo, nel senso che la temperatura prodotta all'interno e distribuita all'interno per riscaldare molto spesso viene dispersa in realtà nell'ambiente esterno. E quindi le necessità di energia per riscaldare o raffrescare gli ambienti sono molto più elevate di quelle che potrebbero essere. Bisogna ridurre queste necessità di energia, questi fabbisogni. E questo si fa attraverso l'isolamento termico, sostanzialmente delle pareti, delle coperture, dei solai e ovviamente anche delle finestre. Quindi il primo intervento da pianificare è capire come intervenire sulle facciate, sulle coperture, sugli confini tra spazi riscaldati e spazi non riscaldati per intrappolare il calore prodotto all'interno delle nostre case. Il secondo gruppo sono interventi di ottimizzazione della produzione dell'energia che ci serve per mantenere il comfort all'interno degli spazi. E qui di solito si va da un lato alla sostituzione dell'impianto termico con tecnologie più efficienti, per esempio passando una pompa dalla caldaia, tipica caldaia a gas, alla pompa di calore, e poi inserendo degli impianti di produzione di energia solare per ridurre anche i fabbisogni dell'energia elettrica, almeno degli spazi condominiali. Ogni edificio è un caso a sé stante e va studiato. Bisogna sempre fare delle diagnosi approfondite e attente a tutti gli aspetti. Cambiare un impianto prima di essere intervenuti nell'involucro può poi generare delle inefficienze nell'impianto stesso. Quindi l'ideale è l'ordine degli interventi è molto importante. Bisogna partire prima a ridurre i fabbisogni di energia, quindi prima intervento sull'involucro, isolamento termico e poi adattamento a questo punto dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento alle nuove esigenze dell'edificio. Che obiettivi si possono raggiungere? In termini di risparmio elevatissimi, intervenendo semplicemente sugli spazi comuni dell'edificio in termini di isolamento e di sostituzione dell'impianto, possiamo ridurre i consumi del 70%. Intervenendo solo sull'involucro, siamo più o meno al 50%, l'impianto può dare un 20-25%. Ma aumentiamo notevolmente il nostro comfort, in quanto essendo gli ambienti meno disperdenti, la temperatura è distribuita in modo più uniforme all'interno dell'appartamento. Quindi ho meno freddo vicino alla finestra, ma lo stesso livello di temperatura ce l'ho in tutti gli spazi della casa. Avrò meno sbalzi termici tra magari ore più fredde e ore più calde del giorno, e questo mi permette di ridurre lo shock termico e un aumento del benessere, del comfort e della salute in genere.